Il tasso di disoccupazione in verità è diminuito consistentemente, seppur in termini assoluti, diciamo di numeri assoluti siamo sotto a prima della pandemia, in termini percentuali abbiamo recuperato i posti che si sono perduti durante la pandemia. Il problema fondamentale è la qualità e la composizione. La qualità perché aumenta il lavoro precario, la composizione perché sono meno le donne in percentuale che lavorano. Dobbiamo utilizzare il PNR anche in questa direzione, cioè mettendo anche condizionalità che spingano le imprese ad assumere più donne e più giovani, e contemporaneamente aprire anche una riflessione sulla pletora di contratti a titolo precario che esistono ancora nel nostro mercato del lavoro e che probabilmente dovrebbero, tanto più nel momento in cui si investe sulla formazione, dovrebbero essere forse ripensati, e su questo credo ci sia l'opportunità di aprire un confronto.